Presidente Lucio Fusaro, si torna a respirare aria di pallavolo, si torna a respirare aria di Allianz Cloud, si torna a respirare aria anche un po' di pubblico. Ecco le emozioni di un presidente dopo un periodo complicato che ha visto la pallavolo fermarsi per tanto tempo, ritornare appunto a respirare quest'aria anche di gioia, di sport, di gioco, di competizione, e quindi oggi che inizia, riparte la Superlega. Ma senza dubbio è evidente che quando torni a giocare calano un po' quelle tensioni legate al fatto che sono 6 mesi o 7 mesi che siamo, no, chiusi in una stanza. In realtà io mi auguro che la pallavolo possa ripartire prima possibile, sempre rispettando le norme di sicurezza. Io credo che adesso la decisione sia, come ho detto qualche tempo fa, più politica, nel senso che vediamo come andrà la scuola, poi vediamo come andrà il calcio, poi vediamo come andiamo noi. Noi dobbiamo fare le cose fatte bene. Io ho levato la mascherina in questo momento per poter parlare, siamo lontani, siamo distanti, ma la tengo sistematicamente sempre. La cosa che io invito tutti i tifosi a fare, e quei pochi spettatori che ci saranno oggi, nei limiti delle 700 persone, di fare in modo che siano rispettate le regole. Prima finisce questo e prima potremo tornare a gioire tutti insieme. Venendo da un punto di vista, ad un'analisi tecnica anche prettamente sportiva, Milano ha centrato il primo obiettivo che è la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, ma come abbiamo discusso anche con il coach, la vera stagione inizia oggi, perché è il campionato più bello del mondo. Ogni partita avrà la sua storia, ogni partita avrà le sue difficoltà. Milano vorrà ritagliarsi il ruolo da protagonista come ha fatto negli ultimi anni. Ma senza dubbio il campionato è la cosa che conta. È ovvio che avere vinto le prime due partite e giocato molto bene con i giovani, la terza, seppur persa 16-14 contro Monza, è stata una cosa che ci ha riempito di soddisfazione. È evidente che il campionato comincia adesso ed è la cosa che conta. Questa è una partita importante per entrambe le squadre, non siamo dei punti di riferimento. Io credo che la cosa che noi dovremmo fare adesso è concentrarsi su questo campionato che sarà lungo e arriverà in fondo con i playoff.